Ci troviamo sempre a Trucazzano e sono in compagnia di Mario Verheyden, di origine fiamminga, eh? Esatto. Senti, come va? Come sta andando? Ma direi bene, anche perché quando fai dei concorsi di questo livello in delle location così belle non può che andare bene. Livello molto alto, cavalli e cavalieri qualitativi, dunque quale miglior cosa che un concorso di questo genere? Un concorso d'eccellenza, quindi un'eccellenza italiana. Eccellenza elite. Allora, dato la tua origine fiamminga, possiamo farti questa domanda rispetto ai concorsi internazionali. Come trovi il livello dei concorsi italiani in generale? Beh, non devo dirlo io, i concorsi italiani sono i più belli in Europa, anche perché il mondo intero, l'Europa intera viene a fare i concorsi in Italia ed è entusiasta dei concorsi italiani, vedi Arezzo, vedi Cattolica che stanno facendo in questo momento, Gorla Minore che io ho nel cuore perché è il posto di mio carissimo amico, trovo che sia uno dei posti, se non il posto più all'avanguardia, lo stesso Trucazzano, ci sono dei posti, Etrea che è vicino a Busto Arsizio, ci sono dei posti in Italia veramente incantevoli, anche noi siamo molto viziati. Anche il tuo però, la tua scuderia non è niente male, no? No, la mia scuderia non si fanno concorsi, a me piace molto anche perché è molto, molto bella, nel senso che è sul Lago Maggiore, vicino a Lugano, tra Lugano e Milano, la provincia di Varese è bellissima. Senti Mario, un'ultima cosa, secondo te l'Italia ce la farà a qualificarsi alle Olimpiadi? Ma i cavalieri italiani ce la mettono tutti, ce la mettono tutta. E secondo me adesso, con il nuovo presidente, il nuovo consiglio che si è appena instaurato, secondo me ci sono tutti i presupposti per far bene, perché sono dei grandi appassionati e gente che non ha bisogno di vivere di questo. E il cavaliere Orlandi con lo suo staff è gente che vuole emergere, anche perché nella vita è emersa, dunque penso che si possa lavorare. Sicuramente l'Olimpiade è molto vicina, ma ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro. Ultimissima cosa, ti piace l'opinione equestre? Molto, molto, se no non farei questa intervista. Grazie Mario, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille. Grazie.